Torre Argentina, Gianni Colacione per Libre TV in compagnia di Emilio Martucci, tesoriere dell'Associazione per la Grande Napoli, e Lorenzo Mineo, che è il rappresentante al comitato dell'Associazione per la Grande Napoli. Con Emilio, che insomma ormai su Libre TV noi abbiamo già visto, è sempre gentile con noi, volevamo approfondire un pochino un tema che lui ha trattato nel suo intervento che abbiamo sentito questa mattina e che riguarda un po' una critica neanche tanto velata alla segreteria per quanto riguarda il trattamento con le associazioni. Ecco, insomma, Emilio, tu hai in qualche modo dichiarato che c'è stata poca attenzione alle associazioni. Assolutamente, cioè io penso che l'attuale segreteria stia consumando una profonda discrasia tra la dirigenza e la militanza, sempre più lontana dalle associazioni che sul territorio stanno cercando di lavorare con sacrificio, con sforzo, con passione, e non penso che sia una situazione che possa perdurare se così continuano le cose. E Lorenzo, il tuo ruolo come, diciamo, rappresentante al comitato di questa associazione, quindi insomma diventa ancora più complicato. Sì, insomma adesso sto prendendo atto, sto cominciando ad ambientarmi e mi rendo conto anche delle divergenze che ci sono e che emergono nel dibattito, che è sicuramente anche un fatto positivo. Insomma, è un dibattito molto appassionante, insomma c'è da vedere come andrà a finire. Io personalmente insisto anche nel mio ultimo intervento, quando ho la possibilità di parlare, di far emergere delle criticità, insisto molto sull'aspetto comunicativo, perché è chiaro che sui contenuti della proposta politica siamo tutti d'accordo, bene o male, insomma quello che ci unisce è questo, le stesse convinzioni politiche, e poi possono esserci delle divergenze soprattutto sulla modalità di comunicazione, di fare azione politica, e una criticità poteva essere quella che ha rilevato Emilio, cioè la scarsa attenzione che c'è anche nel mondo delle associazioni, che potrebbero essere proprio lo strumento per poter fare aggregazione politica, che è quello che dobbiamo tornare a fare se la nostra sfida, se siamo tutti d'accordo, se è un obiettivo condiviso quello di tornare nelle istituzioni e quello di tornare insomma a fare politica coinvolgendo sempre di più. Ricordiamo che l'Associazione per la Grande Napoli è venuta e ho visto il segretario Giuseppe Alterio, poi c'è appunto Emilio Martucci, ci sei tu Lorenzo, Luigi Mazzotta, l'attendiamo, ci sarà? No, è venuto ieri. Ah, è venuto ieri, sì. Ce lo siamo perso, un saluto allora a Luigi Mazzotta. Un intervento alquanto dirompente, quindi lo recupererò. Vorrei dire semplicemente che a volte si stanno, cioè ultimamente sto assistendo a delle cose veramente che se non ci fossero altre persone probabilmente mi farebbero del tutto allontanare da questo movimento. Non è possibile, oggi ho sentito dire dal tesoriere del Partito Radicale Maurizio Turco che Gianfranco Spadaccia è uno squadrista. Cioè è veramente raccapricciante, veramente vergognoso, è veramente violento questa affermazione. A seguito di un'azione del tutto fuori luogo, del tutto masochista e del tutto violenta che ha fatto nei confronti dell'associazione Luca Coscioni. Bene, proveremo anche a sentire Maurizio Turco come solitamente facciamo. Grazie ancora.